Buonasera, benvenuti, grazie a tutti per essere qui. Io sono Michele Romano, sono un giornalista, lavoro per il Sole 24 ore, per l'agenzia Agi, Agenzia Italia. Il mio compito stasera è eh, doppio, provare a fare qualche domanda al sindaco Ricci e coinvolgere i colleghi numerosi che ci sovranno sicuramente lo spazio giusto per... Eh, per fare anche loro domande, domande al sindaco. Ehm, soltanto un'informazione, siamo in diretta su Rossini TV, canale 80, siamo anche in diretta sulla pagina Facebook del sindaco, per cui c'è chi ci sta guardando anche da casa e il nostro saluto va anche a chi sta a casa. Il mio taccuino è, è vuoto, a parte i nomi dei colleghi che man mano eh, intervisteremo. È molto complesso. Uh, per chi deve fare domande e stare all'interno di tempi, uh, fare domande al sindaco Ricci rispetto a nove anni di, di, di attività, quindi cercheremo come dire, di avere un po' tutti i tempi televisivi. Questo vale per me, vale per il sindaco e vale anche per i colleghi nelle, nelle loro domande. Provo a rompere il ghiaccio, e quindi ci leviamo subito un paio di denti importanti. Il primo legato alla stretta attualità, la stretta attualità è la discarica di riceci, sembra come dire, un qualcosa che non interessi direttamente il Comune di Pesaro, invece interessa direttamente il Comune di Pesaro per la partecipazione eh, del Comune all'interno di Marche Multiservizi, ma interessa Pesaro nel senso che interessa anche il distretto industriale di Pesaro. E quindi eh, oggi c'è stata una, un'assemblea molto importante di Marche Multiservizi. Per cui ci leviamo subito un dente e cerchiamo di capire eh, come è andata. Ma intanto grazie, grazie a Michele, grazie agli altri giornalisti che eh, mi intervisteranno e quindi proveranno a rendere la serata eh, un po' più fristante rispetto ad un discorso. Singolo mio su, sui nove anni. Ma eh, il, il tema è molto importante perché noi stiamo parlando della gestione dei rifiuti. E in una provincia nella quale, grazie ad una gestione virtuosa, noi non abbiamo mai avuto negli ultimi anni emergenza rifiuti. Eh, voglio partire da qui perché. Il rischio è che si faccia confusione. Noi siamo molto orgogliosi della società che abbiamo, Marche Multiservizi. Marche Multiservizi è una società che ha la maggioranza dei comuni della provincia e ha al 49% come socio industriale e gestionale ERA. Quando vado in giro per l'Italia tanti amministratori eh, come dire, eh, ci invidiano una gestione aziendale come la nostra, che dà buoni servizi e Fa anche utili. Lo voglio dire perché gli utili, se non si fanno, se si fanno perdite, le ripagano i cittadini e quindi avere società sane che gestiscono bene, in questo caso i servizi pubblici locali, va a vantaggio dei cittadini. È ovvio che io chiedo sempre di più alla marca Multiservizi, voglio una città ancora più pulita e questi giorni è stato acquistato questo macchinario che ci consentirà di lavorare ancora meglio sulla pulizia del centro, del mare, in generale delle zone che riteniamo importanti. Eh, voglio di più in termini di ripristini, la prossima settimana inizieranno, no questa settimana Riccardo se il tempo permette, pozzi, questa settimana iniziano gli asfalti, giusto? Domani, tempo permettendo, iniziano gli asfalti, una bella stagione di asfalti di circa 3 milioni di euro e chiedo a Marchi Multiservizi di fare i ripristini eh, in maniera come dire, migliore rispetto a come spesso li fanno. Ma io sono molto orgoglioso di questa società. Il punto è che oggi abbiamo fatto un'assemblea perché si è creato un cortocircuito dal quale bisognava uscire. Il cortocircuito è, è stato creato da un aumento di indennità del Consiglio di amministrazione del tutto esagerato e oggi abbiamo votato per ripristinare le indennità originarie senza aumento e, e dall'altra è, è stato importante oggi l'Assemblea c'era anche il Presidente di Iera, il Presidente nazionale per ristabilire le priorità e in qualche modo le strategie. Abbiamo parlato molto di acqua, molto di acqua perché in questo territorio per almeno un decennio abbiamo pensato che la risposta alla crisi idrica potesse arrivare dal sottosuolo e quindi sono stati fatti alcuni pozzi sperimentali per prendere più acqua dal sottosuolo e poi ci si è resi conto che il cambiamento climatico è molto più veloce anche da questo punto di vista e le falde si sono abbassate. E quindi oggi, come si sta facendo in gran parte d'Italia, dobbiamo prendere la decisione di fare un grande bacino per fermare l'acqua nelle aree interne. È un tema che nelle prossime settimane dovremo definire perché altrimenti noi rischiamo con le siccità che ci sono di avere un problema idrico nei prossimi anni crescente eh, crescente fra l'altro non sono bastate neanche le piogge che ci sono state perché tutti noi abbiamo pensato Vabbè, le piogge quest'anno il problema dell'acqua non ci sarà in verità non è detto dipende che estate farà perché eh, la pioggia caduta in questi ultimi giorni è stata una pioggia veloce eccessivamente veloce non ha nevicato sufficienza quest'inverno e quindi non è detto che la pioggia caduta Abbiamo avuto i risparmi quest'estate estate la crisi, la crisi idrica. Abbiamo parlato del ciclo di, di, di economia circolare, di come completare il ciclo dei rifiuti. Anche quest'anno abbiamo aumentato tutti i comuni della provincia notevolmente la raccolta differenziata. Questo è molto positivo. Però serve un impianto biodigestore per l'umido. Perché è evidente che se noi continuiamo a non avere un impianto di questo tipo buttiamo via un pezzo di economia. circolare e la produzione di energia. In questi anni non si è riusciti per mille motivi a farlo, prima si è provato a farlo a Fano, poi si è provato a farlo a Canavaccia d'Urbino, poi a Talacchio, poi gli incentivi sono calati. Eh, noi dobbiamo prendere una strada perché eh, io penso che serva un impianto in, nella provincia di questo tipo e a oggi è tutto bloccato. E la terza questione è quella che dicevi tu. Eh, c'è molta confusione. Che cosa sono i rifiuti speciali? I rifiuti speciali non sono rifiuti strani, sono i rifiuti delle nostre imprese, che non sono catalogati come i rifiuti urbani, cioè quelli che noi mettiamo nel cassonetto o lasciamo per la raccolta differenziata. Noi abbiamo bisogno di capire nei prossimi anni dove mettiamo questi rifiuti speciali, perché rischiamo di, di distribuirli in giro per l'Italia con un costo e con un inquinamento enorme. Ed è una cosa che noi in genere non abbiamo mai fatto. Io però ritengo che la strada che è stata presa sulla discarica di Riceci sia una strada oggettivamente impraticabile, gestita male, io che sono come dire, il comune principale non sono mai stato coinvolto, gestita fuori dall'ambito dei rifiuti perché eh, è un tema che va in qualche modo per iniziativa privata, quindi non sta dentro il piano dei rifiuti, ma è evidente che lì... Quella cosa non si farà perché il comune di Petriano oggi è contrario. Perché eh, credo che anche il Consiglio Comunale di Urbino, che confina alla fine, si esprimerà contrariamente, perché politicamente è diventata una questione ingestibile per quel territorio e perché credo non ci siano neanche le condizioni tecniche affinché questo progetto passi in conferenza dei servizi perché non ci sono le distanze rispetto ai primi centri abitati. Quindi ho invitato. La società a ipotizzare un piano B perché quell'impostazione secondo me porta la società a sbattere contro un muro e noi non ce lo possiamo permettere. Sindaco, se dovessi fare un'alzata di mano eh, rispetto a chi ci sta seguendo, sul tema sostenibilità, sulla parola sostenibilità, sono tutti d'accordo. Poi quando si devono come dire, declinare le cose da fare eh, meglio. Non vicino a casa mia, meglio non nel mio mandato. Me... Dov'è il cortocircuito? Cioè Dov'è che, si blocca, dov no, che eh... si blocca tutto? Allora, la questione è sempre complicata. Però io, quando ero presente alla provincia, ho gestito, ad esempio, l'ampliamento di Casprete, non è stato facile, però era la soluzione più come dire, naturale per la gestione dei rifiuti e l'abbiamo difeso tutti. E non è mai facile prendere decisioni di questo tipo. Ma in questo caso tu non puoi prendere una decisione attraverso un privato, un'iniziativa privata, fuori dall'ambito dei rifiuti, con il comune contro. Magari qualcuno in passato poteva essere anche a favore, ma adesso sono tutti contro. Come fai a farlo? Non ci sono le distanze. La regione oggi in Consiglio regionale su una mozione credo, di, di Biancani e della Vitri si è espressa contrariamente. Cioè io faccio politica da un po' di anni, l'amministratore da un po' di anni. Quella roba lì va in un vicolo cieco. Siccome io penso invece che bisogna trovare una risposta per i rifiuti speciali, perché noi non siamo quelli che abbandonano il problema e lo buttano in altri territori, bisogna studiare un piano B. Abbiamo oggi delegato il Consiglio dell'Amministrazione a trovare una soluzione alternativa dentro la programmazione dei rifiuti della nostra provincia. Um, prima di passare ai colleghi, una battuta sul maltempo. Eh, a te capita ogni tanto di alzare la voce, di sbattere i pugni sul tavolo. Credo che sia anche un po' più complicato rispetto a una filiera istituzionale contraria, ma credo che eh, la, la tua alzata di voce, il tuo sbattere i pugni sul tavolo sullo stato di emergenza abbia portato almeno per Pesaro dei risultati concreti. Ma, eh, noi siamo stati fortunati, ma abbiamo avuto un sacco di danni. Siamo stati molto fortunati perché ha retto il fiume Foglia. E io ho detto subito a chi mi diceva: Hai visto, ha retto il fiume Foglia perché abbiamo fatto i lavori, perché il consorzio di bonifica l'ha pulito? Sì, ma diciamoci la verità: ha retto il fiume Foglia perché da noi non ha piovuto come in Romagna. Perché da noi ha piovuto il martedì fatto da matti, il mercoledì è calata moltissimo la, le precipitazioni, mentre in Romagna sono rimaste potentissime e noi abbiamo avuto la piena del fiume alla notte tra martedì e mercoledì perché la diga di Mercatale che aveva svuotato la diga lunedì quando c'è stato l'allarme meteo alle 4 di pomeriggio del martedì aveva già la diga piena e quindi noi abbiamo fino a mezzanotte siamo stati con il terrore perché arrivava la piena a mezzanotte cioè apri alle 4 e la piena arriva a mezzanotte più o meno da noi tra le 11 e mezzanotte l'acqua è arrivata all'orlo se pioveva come in Romagna usciva il fiume e con l'uscita del fiume noi avremmo avuto un dramma, perché noi abbiamo avuto l'uscita del torrente, che non era mai uscito prima. Io abitavo in quella zona, eh, il Genica quando ero bambino usciva spesso perché era interrato, ogni volta che beveva troppo usciva. Ne, 25 anni fa, se non sbaglio, sono stati fatti i lavori al Genica, cioè con eh, gli argini cementato, eccetera, il Genica non è più uscito. Quando pioveva così io dicevo: com'è il fiume, com'è il fiume, com'è il fiume? È uscito il Genica. Però qual è la differenza tra i torrenti e i fiumi? Che i torrenti raccolgono un bacino d'acqua circoscritto e quindi, come ha smesso di piovere, il torrente è rientrato, allagato ma è rientrato. I fiumi no, se i fiumi escono, ti continua ad arrivare l'acqua per ore, per giorni, che è quello che è successo in Romagna, perché arriva l'acqua da tutta la vallata. E quindi, come dire. Abbiamo tirato un sospiro di sollievo, ma abbiamo avuto tanti danni. Per fortuna in quei giorni ci siamo fatti sentire, purtroppo viviamo in un'era come questa, mediatica, se noi non ci facevamo sentire, passava nel dramma romagnolo che i danni erano soli in Romagna. E invece l'esserci fatti sentire, stare sui media, come dire, molti mi criticano anche che sto in televisione, ma come dire, questa è la circostanza dove si capisce che, che serve anche, ci ha consentito di accendere un riflettore su di noi. La Meloni devo dire che è stata molto disponibile, tutte le volte che l'ho contattata. Si hanno inserito nel, negli stati de, nel, nei comuni che hanno lo stato d'emergenza. Fra l'altro, oggi abbiamo studiato bene il decreto: ci sono tante agevolazioni, tanti rinvii anche nei pagamenti, compresi per tutti i cittadini di Pesaro, cittadini e imprese. Poi domani faremo una comunicazione specifica. Eh, però non hanno fatti i sopralluoghi ovunque. Hanno riconosciuto lo stato di emergenza a sette comuni, quando in verità ci sono tanti altri comuni che hanno subito i danni. A Feltre è venuto giù mezzo centro storico e non l'ha messa nello stato di emergenza. Quindi non ci accontentiamo dello stato di emergenza, abbiamo bisogno di allargarlo agli altri comuni perché adesso dobbiamo vedere poi se oltre allo stato di emergenza ci mettono i soldi. Noi abbiamo fatto un conto che solo per il comune di Pesaro ci vogliono 11-12 milioni di euro, tra danni pubblici e danni privati. Ogni comune è più o meno così. Quindi adesso, al di là dei pochi milioni che hanno messo per gli interventi di sommorgenza, serviranno le risorse che il governo deve mettere. Però devo dire che fino ad oggi la Meloni ha fatto quello che mi ha detto, adesso speriamo che all'atto eh, susseguano le risorse necessarie per i danni perché abbiamo avuto capannoni, case, garage, cantine allagate e questi cittadini, compreso il comune di Pesaro che ha avuto una marea di frane, in particolar modo sul San Bartolo ma non solo sul San Bartolo, ha bisogno di risorse per riparare i danni fatti. Giusto per dare un'idea, ci sono nelle Marche 160 comuni che il 15 maggio hanno subito danni e la conta dei danni che domani andrà in un dossier alla Premier Meloni ammonta ad oggi a 314 milioni, questo è il totale presentato dalle marche. Però Michele, fammi dire una cosa prima di passare alle domande. Ieri io andavo verso l'Abruzzo e ho sfiorato la bomba d'acqua di Fano, e... oggi ha fatto una bomba d'acqua macerata. Allora, io, come dire, mi nervosisco quando ancora c'è chi nega il cambiamento climatico. Cos'altro deve succedere? Cos'altro deve succedere? Abbiamo fenomeni sempre più eh, radicali, sempre più intensi, sempre più frequenti, alternati a periodi di siccità molto lunga. Cosa deve succedere ancora per farci capire che il cambiamento climatico è già in atto e c'è una crisi climatica e che sta ad ognuno di noi a tutti i livelli contrastarla accelerando la transizione ecologica? Eh, perché altrimenti non si capisce. Come dire, prendiamo la Romagna. Se usciva un fiume, uno poteva andare anche a sindacare e dire ma quel fiume com'era stato tenuto? Avevano fatto la manutenzione, Bonaccini ha fatto quello che doveva fare, ma quando vi escono 25 fiumi contemporaneamente, ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una roba mai vista, mai vista. Allora è chiaro che spesso e volentieri siamo disarmati rispetto a questo. È chiaro che noi dovremmo intensificare ulteriormente gli interventi contro il dissesto idrogeologico. Ma dobbiamo anche prendere atto che c'è un cambiamento climatico che come io, non è più controllabile e che quindi dobbiamo assolutamente accelerare tutto ciò che va verso la transizione ecologica e la riduzione di CO2 in atmosfera, se vogliamo guardare con serenità i nostri figli negli occhi. Altrimenti rinviamo il problema a una nuova generazione rischiando di lasciargli un paese, un pianeta non più abitabile. Domande? Chi parte? Simonetta Marfoglia del Corriere Adriatico. Buona... Buonasera a tutti, buonasera signor Sindaco. Io volevo fare un po' come Michele Romano che ha detto: ci togliamo subito il dente e il dolore. Faccio la dentista e tolgo un altro dente. Mi riferivo un po' all'analisi della sconfitta che ha riguardato Ancona. Lei è vero che ha parlato diffusamente sui giornali nazionali eh, con una riflessione eh, di questa battosta del centro-sinistra, ma non ha mai mh, affrontato i riflessi che questa sconfitta può avere su Pesaro in previsione del 2024. In sostanza, Pesaro è rimasta diciamo, l'ultima roccaforte e vediamo un centrodestra che anche in questi ultimi giorni su Pesaro sembra molto galvanizzato. Te la semplifico? No? <ride> sì, sì. Stai, tremando? Chiara, dove... Stai tremando? Paura? Ma guarda, eh, ovviamente, io sono uno che non sottovaluta mai nulla eh, e chiedo a chi collabora con me di non sottovalutare mai nulla. E questo è l'atteggiamento che abbiamo anche in questa circostanza. Però, voglio dire, non è la prima volta che succede. Quando eh, Pistarotti ha vinto a Parma, i giornali il giorno dopo, oddio, adesso succederà anche a Pesaro, perché i 5 Stelle hanno preso un sacco di voti alle politiche, il prossimo anno si perde Pesaro. E abbiamo vinto il primo turno col 60%. Cinque anni fa, oddio, arriva Salvini. Tutti votano per Salvini, in piazza avevano già preparato le bottiglie dopo l'Europe per stappare e abbiamo vinto col 58% al primo turno. Sono abbastanza abituato da questo punto di vista. E ancora chi pensa di galvanizzarsi per il risultato di, un altro, di altri non capisce che a livello locale i cittadini scelgono gli amministratori di quella città. Se io avessi preso solo i voti del centro sinistra nelle ultime elezioni del 2019 saremmo andati sicuramente al doppio turno, ma di brutto, con il 35-36%. Invece abbiamo vinto col 58%. Il centro destra locale, che diciamoci la verità, sono tutti bravi ragazzi, ma non toccano palla su nessun tema, né politico né amministrativo, sperano ogni volta nell'aiuto esterno. Ma la metà di quelli che votano per loro alle politiche votano per noi alle amministrative. Quindi non riescono a rendersi conto che sono elezioni completamente diverse. Dopodiché, siccome non, non eh, sottovaluto nulla, noi abbiamo fatto in questa legislatura delle operazioni politiche, secondo me, importanti. Perché siamo stati il primo comune ad allargare l'alleanza ai 5 Stelle. Devo dire che Francesca è stata, lei e il gruppo consigliari 5 Stelle, non solo coraggioso ma anche coerente sui punti da portare avanti e la collaborazione sta andando benissimo, non bene, benissimo. E abbiamo fatto l'operazione qualche giorno fa rispetto ai Verdi, che è un altro partito che sicuramente all'Europea si presenterà, e quindi la situazione di partenza non è paragonabile a quella di Ancona. Noi dobbiamo allargare non restringere. E quindi la strategia che abbiamo portato avanti è una strategia diversissima da Ancona. Quindi io sono convinto di una cosa, che la destra qui batterà ancora una volta al muso, perché si illude che possa qualcuno aiutarli da fuori, mentre invece si devono aiutare da soli. E penso, aggiungo, che rispetto a una regione dove siamo rimasti un po' soli, diciamo la verità, noi non solo vinceremo Pesaro, ma da Pesaro partì là la riscossa e la rivincita per le prossime elezioni regionali. E quindi hanno sbagliato i conti. Noi lavoreremo per questo e io sono convinto che tra un anno ci rivedremo qui e vedrai che le previsioni che ho fatto non saranno andate molto lontane dalla realtà. Prima di passare il microfono per la domanda a Elio Giuliani, ti chiedo se ci fosse stata una legge diversa. Ti sarebbe piaciuto fare un terzo mandato? Guarda, poi credo ne parleremo con le altre domande l'esperienza che ho fatto da sindaco in questi 9 anni sono stati fantastici è la cosa più bella che ho mai fatto da quando faccio politica bellissimi poi sicuramente alcune cose potevano venire meglio alcune cose mi sono rimaste qui perché non sono riuscita a farle altre cose non le vedrò ma poi ne parleremo credo le vedranno i, i prossimi amministratori perché ci sono tante risorse destinate al comune di Pesaro però è stata un'esperienza bellissima eh, il terzo mandato non credo che ci sarà anche perché la Meloni fa ragionamenti molto politici, pensa che il terzo mandato favorirebbe il centro-sinistra e quindi credo che il terzo mandato non ci sarà. Io penso dal punto di vista generale che sia un errore perché un parlamentare può fare tutti i mandati che vuole, parlamentare europeo uguale, consigliere regionale uguale, presidente della regione come minimo ne fa tre. Non si capisce perché i sindaci sono gli unici che non possono fare il terzo mandato. Ma al di là di questo, che è un po' il ragionamento che faccio da sindacato dei comuni, io penso che dieci anni siano sufficienti. Io fra l'altro ho fatto anche cinque anni il presidente della provincia, quindi è 15 anni, 14 anni che faccio l'amministratore locale. Io penso che siano sufficienti e che un buon amministratore non deve avere l'ansia di dover fare tutto lui, deve avere l'ansia di lasciare una bella eredità a chi verrà. E quindi io sicuramente ho molte cose da raccontare, ma vi piacerebbe lasciare l'eredità migliore possibile a coloro che verranno dopo. Il centro-destra parla di filiera istituzionale, regione e città capoluogo e governo dello stesso colore. Non c'è qualche rimpianto di non aver sfruttato quella che oggi loro sfruttano, il centro-destra sfrutta come filiera istituzionale per avere qualche vantaggio in più, per avere qualche Beh, solidità, e qualche certezza in più? Beh, l'abbiamo avuta, eh. eh... Quando io sono diventato sindaco, Luca, che è qua, che saluto, eh, aveva gestito bene il comune, c'era un, un bel avanzo d'amministrazione che non si poteva spendere. Quando Renzi era presidente del Consiglio è venuto qua, l'abbiamo convinto qua a cambiare la norma per spendere, far spendere ai comuni virtuosi l'avanzo d'amministrazione e grazie a quello abbiamo fatto una marea di cose in città, tantissime. Quindi quando avevamo una filiera istituzionale più favorevole l'abbiamo sfruttata. Eh, però al di là della filiera istituzionale come ho spiegato prima eh, eh, come dire il sindaco di Pesaro parla con chiunque anche se è di Fratelli d'Italia, della Lega ho parlato durante l'alluvione con la Meloni eh, l'atteggiamento è lo stesso, l'importante è far contare la città, farla diventare una città nazionale, quando ne parlavo nove anni fa c'era molta diffidenza oggi Pesaro è oggettivamente una città nazionale che ha un profilo nazionale e quel profilo nazionale ci ha dato grande forza e continuerà a darci grande competitività. Elio Giuliani. Buonasera. Radio incontro. Incontro. Ah, sì. Pronto? Eh, sindaco, il numero 9 indica che avete vissuto e imparato. Papà papà. Pa, pa. Vado? Okay. Dicevo che il numero 9 indica che avete vissuto e imparato. Vissuto sicuramente. Imparato ha imparato qualcosa, così impostata non è bella. Che cosa pensa di aver imparato? E soprattutto le chiedo anche se crede di aver insegnato qualcosa, se non altro a quelle persone che hanno ricevuto la sua querela dopo gli insulti sui social. E ancora, siete impegnati a vivere la vostra vita in modo significativo e consapevole, e fino a qui ci siamo, e vi state ponendo obiettivi gratificanti. Quali, le chiedo questa è una domanda multipla <ride> mi son perso Elia mi son perso eh... qualcosa e se sì, cosa e se pensi di aver insegnato qualcosa eh, dunque hai pensato troppo per i miei gusti eh, ho capito ma <ride> non è una domanda banale ma eh, imparato sicuramente che eh, bisogna tenere insieme eh, visione ma anche coinvolgimento. I primi tempi era talmente tanta l'ansia di fare le cose che a volte come dire, era un po' accelerato, a volte lo facevo apposta, a volte mi sono reso conto che era esagerato. Per cui è importante prendere un orientamento, una direzione di marcia, però è sempre importante portarsi dietro un contesto, una squadra, una maggioranza. Cioè, ad esempio io sono molto orgoglioso del fatto che in maggioranza non abbiamo avuto una frizione in quattro anni. Una. Voi aprite le, quale, le cronache locali, è pieno di casini, di litigi, di discussioni. Il che vuol dire che abbiamo spinto, ma abbiamo anche coinvolto le persone che devono prendere le decisioni. È la stessa cosa in città. Se voi guardate oggi, come dire, siamo a un anno delle elezioni. Abbiamo un po' di problemi da risolvere. Io penso a partire dalla sanità, ma non c'è in questo momento dei focolai in giro che dobbiamo correre a spegnere. Quali sono i focolai che ci sono in giro? Quali sono i luoghi del dissenso, della critica, della protesta, della rivolta? In passato ne abbiamo avuti tanti, no? Allora, il che vuol dire che ho imparato che non si governa da soli, che si governa sempre con una squadra e si governa sempre portandosi dietro una comunità. All'inizio, diciamo, ero molto più orientato a spingere piuttosto che a trainare il resto, a portarci dietro gli altri. Che cosa ho insegnato? Ma insegnare è sempre come dire, una cosa difficile da fare. Io penso, non dico insegnare, penso che ho contribuito a iniziare a cambiare una mentalità. Come dico spesso, una città che deve essere meno provinciale e più nazionale. Orgogliosamente di provincia, cioè con i piedi saldamente a terra perché noi dobbiamo correre più degli altri, ma ambiziosa, ma con la voglia di essere uno dei posti migliori del nostro paese. All'inizio Pesaro non era così, adesso vedo che gradualmente le cose stanno migliorando. Pesaro non è una città che si entusiasma, è difficile che si entusiasma. Però alla diffidenza sta subentrando la consapevolezza che abbiamo davanti a noi, ad esempio, un'opportunità storica come quella della capitale italiana della cultura. E quindi vedo che questa voglia di, far, di sprovincializzare un po' la città, di porla sul piano nazionale, di darle delle ambizioni di prospettiva, sta in qualche modo lasciando il segno. Quindi non ho insegnato nulla, ma credo che ho contribuito a cambiare un po' la mentalità della città. Vi state, ponendo obiettivi? Vi, state... Vi state ponendo obiettivi gratificanti? gratificanti. Se, sì, Se sì, quali? Sì. Ma tutti gli obiettivi che, che ci poniamo spero che siano gratificanti per i pesaresi più che per noi, nel senso che eh, ci, sicuramente adesso abbiamo due grandi questioni, una quella di fare più lavori pubblici possibili nel più breve tempo possibile. Cioè, mettere a terra la mole enorme di investimenti che abbiamo attratto e l'altro è quello di prepararci al meglio per la capitale italiana della cultura perché se la vivremo al meglio, quella sarà una cosa che lascerà il segno per i prossimi anni. Teo Bianchini, Tele 2000. Abbiamo un problema con i microfoni noi giornali, okay. adesso vi aiuto. Prova, okay. i radio, radiomicrofoni sono mancati. Prova, mazzurro. prova, perfetto, questo già va meglio. Sindaco, io le faccio una domanda da un punto di vista politico. No? Lei a livello nazionale ha puntato su Bonaccini e eh, ha vinto Schlein, alle regionali ha puntato su Bellomaria e ha vinto Bonprezzi. Eh, le chiedo quindi se sente ancora l'appoggio del partito dopo eh, le sconfitte interne, soprattutto visto eh, il ruolo da dirigente, e soprattutto che futuro politico vede per lei, politico o amministrativo? Ma eh, chi mi conosce sa che non mi piace perdere neanche a Brisco le 3-7 e quindi eh, fra l'altro ci gioco pochissimo eh, e quindi di certo non mi ha, non mi ha fatto piacere eh, eh, perdere il congresso, comunque non sostenere i candidati vincenti al congresso. È la prima volta che mi capita, però c'è sempre una prima volta, ma i congressi si fanno per scegliere la, la leadership di quel momento e poi si dà tutti una mano. Quindi io dal minuto dopo che ha vinto la SLEN, che ha vinto la Chantal, ho detto che dobbiamo dare una mano perché il partito è già come dire, in difficoltà e quindi bisogna avere un grande spirito unitario. Ovviamente sta chi lo guida riuscire a coinvolgere tutti. Lo dico anche in questo momento non facile dopo le, le amministrative. È chiaro che non si può dare la responsabilità a una segretaria che è lì da due mesi, ma è anche chiaro e quindi dire chi, chi lo fa è in malafede. È anche chiaro però che chi pensava che per risolvere i problemi della sinistra italiana bastasse il congresso del PD ha visto che non basta il congresso del PD. I problemi sono più profondi, c'è un problema di identità, c'è un problema di profilo, c'è un problema organizzativo di una forza politica che è forse l'unica democratica rimasta davvero in piedi nel paese, ma che ha grandi difficoltà a riorganizzarsi. Quindi adesso la SLN deve essere molto brava a coinvolgere tutti, io ho proposto una fase costituente vera di alcuni mesi in vista delle prossime elezioni europee perché nessuno può stare alla finestra sperando che l'ennesimo segretario sbagli e si bruci, perché se, se il gruppo dirigente ha questo atteggiamento qui non solo non l'aiutiamo ma rischiamo di bruciare completamente le prospettive del partito. Poi è chiaro, io ho votato Bonaccini, ma adesso la segretaria lei ha vinto democraticamente, dobbiamo cercare di aiutarla ad avere il miglior risultato possibile alle prossime elezioni europee. Le prossime elezioni europee saranno elezioni fondamentali, intanto a livello europeo, perché eh, la politica che la Meloni sta facendo è quella di spostare l'asse europeo a destra. Oggi l'Europa è governata da una grande coalizione. Che dentro ha i socialisti e quindi il centro sinistra, i popolari, cioè il centro destra e i liberali. L'obiettivo della Meloni è spostare il baricentro, far crescere il partito conservatore al quale lei aderisce come Fratelli d'Italia e far governare l'Europa dei prossimi anni da un'alleanza di centro destra, popolari più destra eh, estrema, Fratelli d'Italia, Vox, eh, Spagnoli piuttosto che altro. L'altra questione sarà molto importante perché. Nel 2024 saranno sostanzialmente elezioni di mid term per il governo e quindi noi dovremo essere in grado, non solo di come dire, fare nei prossimi mesi un'opposizione forte e netta, ma anche di apparire tra un anno già come un'alternativa di governo, perché lì si misureranno i fatti del governo Meloni e lì che si misurerà la forza dell'opposizione. Quindi abbiamo davanti a noi un anno molto, molto complesso. È difficile in questa fase così eh, precaria come dire programmare che cosa ognuno di noi potrà fare io in questo momento sto programmando una cosa che, alla quale tengo molto che è il nuovo libro eh, come avete visto ho ripreso negli ultimi mesi questa esperienza di, delle cene nelle case degli italiani eh, sta andando molto bene un'esperienza molto bella che avevo fatto da sindaco parlando della città la sto facendo nella provincia italiana parlando di politica e abbiamo deciso di trasformare questa esperienza in un libro che presumibilmente si chiamerà come l'iniziativa pane politica ne stiamo discutendo con l'editore l'editore sarà Paper First che è la, la casa editrice del Fatto Quotidiano e, e la cosa che mi ha gratificato molto è che mi ha dato la disponibilità per fare la prefazione Walter Veltroni e quindi sarà un libro insomma, importante per me eh, che mi consentirà di stare nel dibattito politico nei prossimi mesi. Questo diciamo, è il vero progetto che è oggi. Per il resto vedremo perché la fase è talmente confusa e precaria che insomma, programmare percorsi personali è davvero molto, molto complicato. Temo, temo, temo che abbia già risposto, cioè, temo che abbia fatto capire che, che queste europee... No, no, ma l'immagine delle europee... Le europee dipendono dalla segretaria nazionale, lei che fa le liste, dipendono da mille questioni, io non, non parlo di nulla adesso, io devo cercare di finire al meglio il mio mandato da sindaco, concentrarmi su questo e parallelamente voglio provare nei prossimi mesi a fare questo libro, che è come dire, il quarto libro che faccio e mi consentirà di, di raccontare questa esperienza molto bella nelle famiglie italiane che a mio parere è anche un'innovazione di partecipazione politica. Eh, le, le elezioni sono talmente lontane che parlare oggi di europeo o di qualsiasi altro non ha assolutamente senso. Thomas Del Bianco, TVRS. Eh, vera TV, vabbè, vale. Vera TV, vera TV. <ride> ho sbagliato, abbia pazienza, scusa. La collega Cataldo. Ti si licenziano potrebbe... subito. Avrebbe... Dai, dai. È Già fuori, è già fuori. Allora, io eh, volevo chiedere una cosa al sindaco, um, ecco, su questo ultimo anno di mandato qualcosa più in campo amministrativo. Stamattina ho riguardato un po' tutto il lavoro degli uffici sui, sui cantieri del PNRR di questi ultimi mesi, no? ho contato tanti, tante gare che sono state fatte per, per i prossimi mesi, T tre grandi scuole, tre impianti sportivi, tre ristrutturazioni di palazzi storici, senza poi contare la sicurezza, e l'edilizia sociale. E, e Sappiamo che eh, le scadenze del PNRR sono eh, imminenti perché no, entro il 30, tra, tra il 30 luglio e il 30 settembre bisogna avviare i cantieri per poi avere la di contazione del 30% entro, entro settembre del prossimo anno. e, e mh, Quindi tanti milioni di euro. Stamattina leggevo no, alcuni sindaci di alcuni comuni italiani che eh, dicevano: sono già pronti no, per partire con lavori già domani, però dicono se eh, non arrivano più risorse del PNRR in cassa al comune, ha detto, fino adesso sono arrivati il 10% principalmente, no? E più a peso non è arrivato anche perché è andato avanti con la progettazione, altre risorse per i rincari delle materie prime, no? nell'ultimo consiglio comunale. Però se non arriva almeno il 40-50%, noi non facciamo partire i cantieri perché c'è il rischio poi di doversi eh, indebitare, doversi anticipare queste risorse. Io voglio capire Essendoci questa scadenza ravvicinata dell'avvio dei cantieri, comunque siamo già avanti perché ci sono gare, ecco, si, si faranno partire tutti oppure con questo rischio eh, magari frenare qualcuno per poi vedere quando arriveranno, perché abbiamo visto anche oggi al no, governo che comunque le risorse non, non si sa quando arriveranno, con che tempi. Poi oltre a questa sindaco sui cantieri del PNRR ti volevo chiedere un'altra cosa che magari, eh, magari la chiede la gente perché ogni tanto mi ferma qualcuno e mi dice ma... Si è parlato per tanti mesi dell'arretramento della ferrovia, no? che io, io vedo che molti pesaresi sognano su quest'opera, perché dicono posso andare da questo quartiere a questo quartiere, magari eh, in bici, posso andare in altre zone no? a piedi al posto del sedile ferroviario, però per tanti mesi se ne è parlato tutti i giorni e poi per un anno non se ne è più parlato. E quindi c'è un po' di sfiducia su quest'opera. Ecco, su questi due fronti volevo chiederti anche... che questa siamo. è una domanda... Multi, multi, multipla. No, no, Sono tutti temi allora, te, che. Allora, allora, no perché non voglio annoiare le persone. Allora, intanto, Monica, si può mettere la, la, chi? la cartina del, oh, del ma... sito? Ecco. Allora, intanto, invito tutti, stasera veramente non ce la possiamo fare, però, di andare a visitare questa pagina che abbiamo creato che è pesarochicambia.it. In questa pagina molto semplice. Diciamo, la possono usare tutti, anche chi non, non ha dimestichezza con il computer, c'è una cartina della città e sopra ci sono una serie di eh, simboli di tre colori eh, che evidenziano i progetti finanziati. Ok? Non, ti, non vi sto parlando delle promesse, dei sogni ma delle cose finanziate e sono distribuiti in tre colori, dopo facciamo vedere la leggenda, un attimo Monica, che sono i progetti realizzati, finiti, i progetti in corso, i progetti in progettazione. È un grande anche strumento di trasparenza e di verifica, perché Thomas del Bianco, come, come chiunque di voi, ogni settimana può andare a vedere come stanno procedendo i lavori eh, che sono stati finanziati. Eh, mi fai vedere il Salvadanaio, per favore? ecco Il Salvadanaio è impressionante perché il totale di fondi destinati alla città di Pesaro è un miliardo, secondo me non è aggiornata, siamo arrivati a 700, però un miliardo e 700 milioni. Ok? Cioè un miliardo e 700 milioni noi non li abbiamo mai visti, mai visti 1 miliardo e 700 milioni di questi. 78 sono lavori finanziati che devono partire, 12 sono i lavori in corso, 61 sono i lavori completati. Quindi andando in questa cartina trovate tutto. E rispondendo alla tua domanda, trovate anche l'arretramento della ferrovia. Perché non è una mia idea, una mia proposta. L'anno scorso il governo nella legge di bilancio ha stanziato 5 miliardi per la, il potenziamento della Bologna-Lecce. Di questi 5 miliardi, 1 miliardo e 8 è destinato al nodo di Pesaro e al nodo di Fano. 1 miliardo e 2 il nodo di Pesaro, e per questo la cifra è così alta, e 600 milioni il nodo di Fano. In questi giorni è stata depositata in. Eh, eh, alla Camera dei Deputati in Commissione il contratto tra Ferrovie dello Stato e il, Ministro e il Ministero delle Infrastrutture e ci sono esattamente quelle cifre nel contratto tra il Ministero e Ferrovie dello Stato. Che cos'è che manca? Le altre risorse per il resto delle marche, perché vi ricorderete nella polemica che abbiamo avuto... Sembrava che questi facevano un favore a Pesaro e non, non al resto delle marche. In verità, si parte da Pesaro perché la, la ferrovia arriva sul mare a Pesaro e di conseguenza rallenta Pesaro. Il nodo Pesarofano fa recuperare nella media velocità circa 9 minuti di transito. E io spiegavo: guardate, che si inizia da Pesaro, ma se volete continuare, si continui. La regione progetti il resto dei lotti funzionali. Noi siamo riusciti a far inserire anche Fano che inizialmente era fuori, ma lo facciano. La Regione adesso ha un progetto per arrivare fino a Senigallia. Bisogna che il Governo ci mette altri soldi. In questa legge di bilancio ultima non ha messo un euro. Io non ho fatto polemica perché era facile fare polemica. Il Governo era appena arrivato. Eh, la prima legge di bilancio, eh, chiedergli che metta altri soldi per la ferrovia delle marche. Più oltre Peso Refano, come dire, poteva sembrare strumentale, ma nella prossima legge di bilancio via che le mettono. Se vogliono davvero arrivare a Senigallia e quindi superare almeno Marotta e arrivare a Senigallia, via che si mettono altri soldi. Perché per il nodo di Peso Refano i soldi ci sono, sono stanziati e sono nel contratto. E per gli altri comuni ancora non ci sono. E quindi se la Regione vuole proseguire, cosa che io sono d'accordo, bisogna che il Governo lo finanzia. Dopodiché, è un progetto che si fa in due giorni? No, so benissimo che è un progetto lungo, però ci sono i soldi in cassa. La Ferrovia dello Stato adesso passerà alla progettazione eh, preliminare, perché ovviamente le risorse sono state stanziate su un piano di fattibilità che abbiamo contribuito a fare, e quindi le cose stanno andando avanti in questa maniera penso che nessuno si azzarderà a toccare quelle risorse perché capite che chiunque si azzarda a toccare risorse che abbiamo guadagnato con i denti e, 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 e il sudore c'è una rivolta popolare quindi sono convinto che nessuno si azzarderà a fare dispetti al nord delle Marche ce ne, ce ne sono già bastati altri che ci hanno fatto Emanuela Rossi, sì. Rossi scusami, sì. eh, sul PNRR eh, noi non, non, uh, i, i lavori che stiamo facendo stiamo, che stiamo progettando li stiamo progettando tutti per stralci funzionali quindi il problema che tu dici non c'è però sicuramente c'è un problema generale io non ho capito Fitto che cosa sta facendo io con Fitto c'è anche un buon rapporto ci siamo andati a parlare due volte ma sta cincischiando sul PNRR intanto sembra che sia diventato un impiccio invece che un'opportunità storica Dall'altra, non affronti i problemi basilari. Il problema basilare è quello che hai detto tu, Thomas. I cantieri nell'ultimo anno sono aumentati del 30%. C'è un fondo per l'aumento al massimo del 10%. Non è sufficiente. O affrontano questa questione, o altrimenti noi rischiamo di avere progetti incompleti. Il che non vuol dire che non saranno funzionali, ma che saranno incompleti. Faccio l'esempio del palazzo qua davanti, Palazzo Mazzolari Mosca. Noi lo faremo per stralci funzionali però è il rischio è che se non ci danno i soldi per l'aumento del costo, un piano non riusciamo a finirlo. Lo apriamo, faremo l'inaugurazione, ma un piano non lo finisci. E così su altre cose. E quindi è chiaro che il tema dell'aumento dei costi è un tema che devono affrontare, perché i comuni non possono metterla con partecipazione. Non, 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 stiamo parlando di risorse impensabili. Ed è un problema nazionale. Così come l'altro problema nazionale che devono affrontare è quello dei lavoratori. Mancano i lavoratori nella pubblica, nella pubblica amministrazione tecnici per mettere a terra il PNRR e mancano i lavoratori nelle imprese. La smettano di fare la propaganda ancora sul tema dell'immigrazione. Noi abbiamo bisogno di flussi migratori regolari, più ampi, e abbiamo bisogno di formazione professionale per gli stranieri e per gli italiani, perché non ci sono i lavoratori che fanno i lavori. E invece di parlare di queste cose, sul PNRR io non capisco di che cosa stanno parlando. Io tutti i giorni leggo gli articoli sul PNRR, faccio fatica a capire di che cosa stanno parlando. Se non quello di togliere il potere della Corte dei Conti e degli altri soggetti che devono controllare per essere più liberi di agire. Maruela. Sì, allora, cambiamo argomento. In questi anni, indubbiamente, in questi nove anni sono state fatte tante cose per Pesaro e lei ci lascia tra l'altro anche un assegno da riscuotere, cioè quello della capitale della cultura nel 2024. Sarà una vetrina importantissima, ma esattamente cosa comporterà per Pesaro, ma anche per tutta la provincia di Pesaro Urbino. Ma è una sfida storica, come avete detto, un grande riconoscimento per questo territorio molto complessa, molto complessa perché dallo Stato non arrivano chissà quante risorse, arriva un milione e il progetto ne vale almeno 4-5 e quindi c'è innanzitutto un lavoro che Vimini sta coordinando in maniera egregia di coinvolgimento di altri enti, a iniziare dalla Regione. La Fondazione che ha dato a Cassa di Risparmio, che ringrazio, che ha dato una prima risposta. I tanti sponsor dei quali avremo bisogno, sia nazionali che locali, perché è un progetto che si regge se riusciamo ad avere le risorse eh, necessarie. Quindi è un lavoro molto complesso, un'organizzazione molto complessa. Ma eh, quell'anno è un anno nel quale avremo i riflettori accesi su di noi e quindi o noi lo giochiamo al meglio o altrimenti rischiamo di perdere un'occasione che non ci ricapita più. E guardate, le città della cultura, ci sono città che l'hanno gestita al meglio, che hanno avuto degli effetti benefici per gli anni successivi, ci sono città che sono state capitali italiane della cultura e non si è accorto nessuno. Quindi molto dipende da come lo giocheremo noi. Noi abbiamo deciso di fare già un progetto dal 2023, quest'estate sarà un'estate pienissima di eventi, abbiamo presentato un, un programma di... come l'abbiamo chiamata un'estate capitale se non sbaglio no? cioè, noi ci stiamo già muovendo da capitale italiana della cultura sono partiti i primi allestimenti nei prossimi giorni ce ne saranno altri cioè noi già, già quest'estate che speriamo dal punto di vista meteorologico sia una buona estate vogliamo essere capitale italiana della cultura anche perché l'attesa a volte è più funzionale del, 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 dell'evento che arriva no? eh, produce più dell'evento che arriva e poi ovviamente anche oggi abbiamo incontrato eh, dei, dei manager eh, eh, di carattere nazionale. Ovviamente nel 2024 avremo un programma strepitoso, lo stiamo costruendo un po' alla volta. L'obiettivo sarà quello di rendere continuamente riflettori nazionali sulla città attraverso la musica, attraverso lo spettacolo, attraverso le grandi personalità. E, e quindi, come dire, il 2024 sarà un anno davvero indimenticabile se riusciamo a fare la metà di quello che abbiamo in mente, in mente di fare. Eh, e quindi è un lavoro eh, che, è, a mio parere, eh, renderà ancora più orgogliosi i pesaresi, perché poi i pesaresi è vero che si entusiasmano poco, ma poi quando, quando è ora eh, che vedono che le cose cambiano davvero, come dire, poi hanno il guizzo e tutti danno una mano. Eh, del resto è già successo. Quando noi abbiamo messo la prima volta il cartello capita, eh, Città della Musica all'ingresso della città mi prendevano in giro, no? E poi quando è arrivato il riconoscimento dell'UNESCO che ci ha detto che siamo città della musica, e tutti volevano il simbolo da mettere nel negozio, non è che li abbiamo finiti. E quindi è scattata la consapevolezza di far parte di una sfida collettiva. Da quello che vedo gradualmente sulla capitale italiana della cultura succederà la stessa cosa. Però anche qui non l'abbiamo voluto giocare in maniera egoistica. Abbiamo deciso da subito di coinvolgere tutto il territorio provinciale. Si stanno facendo le riunioni in tutte le zone della provincia perché ogni settimana un comune della provincia sarà capitale italiana della cultura e quindi gli eventi non ci saranno solo a Pesaro, ma ci saranno eventi, manifestazioni ed altro anche in un altro comune della provincia. E questo sarà l'occasione per scoprire un territorio straordinario e dare un beneficio di questo riconoscimento almeno a tutta la provincia e io mi auguro anche con un effetto positivo sul resto della regione. Franco Bertini, Io, sì, il resto del Carlino Carino, sì. eh, credo che non c'è stata un'altra serata in cui mi è inutile essere giornalista. Eh, sfido chiunque sia qui presente a dire che ha sentito qualcosa di nuovo questa sera. Tutte cose che avremmo potuto leggere sui giornali, eh, tant'è vero che viene da chiedersi perché vengono fatti questi incontri. Si cioè, può stare anche a casa, mica è obbligatorio venire. No, certamente, no, certamente <ride> però sapere. Grazie. questo vale per tutti per il sì. pubblico e per no. i giornalisti a casa potevi stare anche tu naturalmente no perché io eh, l'organizzo eh. no, eh no, poi quando uno è invitato in genere invitato, dovrebbe essere un io po' invitato quando io viene vengo. invitato in un posto signor sindaco io vengo invitato per lavoro ed esprimo il mio parere prego prego ma ci ecco. mancherebbe eh, allora, io ho detto il mio allora io fino adesso non ho sentito una novità Beh, fa una, novi una eh, domanda eh, e provo, tutte provo le cose che sappiamo allora la domanda è perché ogni anno lei organizza questa serata, per quale motivo? Per de perché deve fare delle comunicazioni sulle cose che sono successe durante l'anno o sono riunioni che vengono fatte per i cittadini per ascoltare qual è attualmente il momento politico generale? Questo è il senso. io e questo Lei parla da sindaco di Pesaro, poi giustamente perché lei è un politico, non dico che a scantone allarga. Allarga. Il discorso che lei sta facendo sul PNR e su altre cose l'ha già fatto l'altra mattina, giustamente, perché quando capita un, un, caso, un, un compito ufficiale lei giustamente è un politico e la sua, è, è, parla di queste cose. Ecco. Torno, quindi a me quello che mi interessa più che altro è la strategia, io non, come, come cittadino non, non, non condivido molto la sua strategia della città, ecco. Eh, eh, per cui eh, dire, non capisco bene il senso di queste cose. Quindi, che, che, quando lei dice che questa città deve essere, non deve essere provinciale, ma deve essere nata, cosa vuol dire? Ecco io questo non capisco. Lei forse perde di vista che questa città ha il 40% di persone che sono per 65 anni, per i quali per esempio Rocca Costanza è il senso fondamentale di questa città. Quando noi perdiamo in qualche modo questa Rocca Costanza, noi possiamo essere nazionale quanto vogliamo. È ecco, giusto il merito dell'anno dell della cultura, perfetto. Però guarda caso lei eh, lo paga uscendo di scena a metà. Quindi questo voglio dire, questo non se lo meritava, ecco questo certamente non se ce lo meritava. Però voglio dire, detto questo, la vita di una città è fatta di cose che succedono tutti i giorni, è fatta di provincialità, è fatta di cose. Io per esempio, e siccome le cose si vedono dalle piccolissime cose, ecco io vorrei sapere per dire, poi, poi chiudo qua, come mai. Quel cavolo di busto poverino di quel Pandolfo Collinuccio è nero da fare schifo. Io passo la mattina e i turisti, che sono poi quelli che dovrebbero tornare per l'anno della cultura, rimangono basiti. Allora, voglio dire, se parliamo di internazionalità della città, ma parliamo anche di vita quotidiana ecco, delle, delle persone. Tutto qua, grazie. E... Ma allora, eh, intanto questi eventi, non ho capito la domanda molto, però proverò a rispondere uguale, eh, intanto questi eventi si fanno perché non sono tutti attenti come, come te, come i giornalisti locali che seguono l'attività dell'amministrazione quotidianamente e quindi c'è bisogno di un momento annuale di racconto, di resoconto e di definizione delle priorità. Eh, non a caso c'è tanta gente, quindi vuol dire che qualcuno è interessato. Qualcuno ci guarda dalla televisione, qualcun altro ci guarderà dai social. Se non diciamo nulla di interessante, sicuramente eh, non sarebbero qui a, ad ascoltarci. Di nuovo, no, però bisogna essere anche non distratti perché bisogna anche ricordarci quello che abbiamo fatto. Rocca Costanza, sai cosa viene a Rocca Costanza? Sai che a Rocca, vai, vai, Monica, metti un po' a Rocca Costanza per favore. Rocca Costanza abbiamo portato a casa un investimento di 7 milioni di euro 7 milioni di euro per ristrutturare tutta Rocca Costanza viene il museo nazionale Dario Fo e Franca Rame lo sai o non lo sai? O è una novità positiva o no? o, o Rocca Costanza sono solo i capperi da togliere dal muro che vanno tolti questo è provvidenzialismo è non rendersi conto della trasformazione che è in atto e guardare il proprio naso e non guardare la prospettiva. Pesaro ha avuto delle potenzialità nel tempo inespresse a causa di questa mentalità. Perché ci siamo sentiti sempre minori rispetto ad altre città, abbiamo sempre fatto i paragoni con Rimini, i paragoni con Bologna, i paragoni con il resto d'Italia, non rendendoci conto che qui abbiamo le potenzialità per essere uno dei posti migliori del paese. Questo significa non essere provinciali. Secondo e lei, il, mu secondo lei il museo Dario Foci dà il senso dell'internazionalità? Di certo di più rispetto a tante pataccate ah, che sì. avete proposto negli ultimi anni: che di, livelli, di livello locale. Guardi, le pataccate le propongono i politici, non i giornalisti. Eh, allora, non solo, non solo i politici e lei sono, stia attenta come panze sì, attenta come detto parla, questo. Io, sì, ho No, sì, detto questo, le pataccate ne dico tante anche no, ecco, immagini. No, 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 prima le dice lei, se ma ne dico io. Dico che dire, ecco, dire ecco. che il museo Dario Fo Francarame non serve a niente Dario Fo è di Milano. L'archivio Verona non serve a niente, no. è provincialismo sì. becero sì. È di chi non capisce che cos'è costruire lo sviluppo culturale della città. E che cos'è il, è il museo? Nobel, come Dario Fo è il museo delle moto nel vecchio tribunale. Che cos'è internazionalismo? Cosmopolitismo? Anche il museo a nazionale delle motoziere nel vecchio tribunale è cosmopolitismo. Il Andate a vedere cosa fa la Guzzi per i 125 anni. lei. L'ha visto il museo della Guzzi? Arriviamo alla motocicletta. Allora. Eh, dopo, non, dopo passiamo agli altri. Visto che la museo della così. motocicletta. Museo della motocicletta. Pesaro è insieme a Tavuglia e alla vicina Romagna uno dei luoghi magici dal punto di vista della storia motoristica. Ce lo diciamo continuamente. Abbiamo il Museo Benelli e abbiamo una collezione Morbidelli che per fortuna in parte è stata recuperata perché altrimenti la famiglia aveva venduto tutto. Da quanti anni diciamo che serviva a Pesaro un museo della motocicletta? E chi ha trovato i soldi per fare il Museo della Motocicletta? Nazionale, nazionale, non pesarese, nazionale. E all'ex tribunale viene il Museo Nazionale della Motocicletta, per una terra come noi, conosciuta nel mondo per essere una terra dei motori. È una scelta strategica oppure no? Come si fa a dire che non è una scelta strategica nazionale e internazionale? Che abbiamo messo il casco di Valentino, abbiamo avuto l'estate scorsa il pellegrinaggio dei motociclisti che sono venuti da tutta Italia Lei. per un casco. Immaginatevi per un museo. Allora, questa è quella mentalità, poi chiudo, perché poi Franco è un amico, non, non, non me la voglio prendere con lui, ma è quella mentalità di chi dice sempre, ma Doi Vraggi, ma Doi gi, ma Doggi. Quella mentalità lì fa di Pesaro una città provinciale. Per fortuna, a pensarla come te, sono sempre meno. Allora. Guardi, è un grande complimento che mi fa. Lo, sa. lo so, lo un so. Tu, tu vuoi essere. Grande... Di no, nicchia. no, io, non voglio essere. io voglio essere un cittadino pesarese che vede le cose come stanno. Ma io ti rispetto e le cose e tu devi rispettare quello allora, che Allora, adesso io. lei mi dirà quando arriverà il museo Perelli, il museo della, della moto al vecchio Tribunale, dove parcheggeranno gli eventuali 50.000 motociclisti che arriveranno a vedere il museo. Poi, dopo me lo dice lei dove li mette. Ah, no, allora, ah, dai, sì, dai. Vediamo dopo. Allora. andiamo avanti, dai. Questa è la dimostrazione più chiara che non abbiamo preparato le domande. Penso che, penso, no, no, immaginati. Okay, prima penso cosa. che il mio pensiero sia chiaro, è quello di Franco uguale, quindi ognuno rimane della sua. Ognuno opinione. resta delle proprie opinioni, ritorniamo su come dire, su, facciamo scendere un po' il livello anche dell'attenzione per essere come, utili. Franco le... ah, Va bene, va bene, ci voleva un po' di pepe. Dai. Ok, abbiamo ravvivato il dibattito. Luca Fabri No, riavvivato, abbiamo... il dia... ehm... il di... ah, riavvivato il abbiamo ravvivato il, riba... il dibattito ci mancherebbe Luca <ride> Franco, è così chi lo conosce sa che è così, Mi no, ma, è... così. ma assolutamente Raimondo ci mancherebbe che non fosse così Luca Fabri dire bene io facevo... volevo fare una domanda sul tema che è d'attualità ma sembra che il dibattito si... si sia un po' anestetizzato sulla sanità perché per la sanità pesarese negli ultimi due anni e mezzo le prospettive sono cambiate tanto, magari nella, nella quotidianità non, non si percepisce, ma il, la, nostra sanità, la nostra provincia non ha più un'azienda ospedaliera, ma un'azienda sanitaria territoriale con diciamo, modelli organizzativi completamente differenti. Non ha più la prospettiva di un ospedale unico con fano da realizzare a muraglia di un, oltre 600 posti ma ha l'idea di un ospedale nuovo sempre da realizzare a Moraglia ma di dimensioni circa la metà e quello che mi ha colpito la regione l'aveva detto nel programma elettorale ha vinto le elezioni con eh, questo programma quello che mi ha stupito è il fatto che sia mh, appunto il dibattito sia stato anestetizzato, non c'è stata una grande sollevazione da parte dell'opinione pubblica ma forse neanche dalla politica, forse lo stesso anche PD l'ho visto abbastanza non eccessivamente ecco, Combattivo contro questa prospettiva. Il sindaco è stato anche criticato da qualche parte del suo partito per andato, essere andato all'accordo subito sul, piccolo, sul, no sul, piccolo, sul nuovo ospedale solo per Pesaro. Quindi mi chiedevo se è perché i cittadini vedono nelle, nella, sanità, nella, nella proposta di legge sanitaria della regione una. Eh, una, una proposta credibile, se perché sono disillusi, perché dopo tanti anni non credono più né al nuovo ospedale né a un miglioramento delle liste d'attesa, eh, o seppure semplicemente è anestetizzata anche l'opinione pubblica. Ma Allora, eh, la destra ormai più di due anni e mezzo fa ha vinto le elezioni dicendo che la sanità faceva schifo, eh, cavalcando ogni protesta. Eh, Terrorizzando le aree interne sull'ospedale unico tra Pesorefano e via dicendo. Sono passati più di due anni e mezzo. Io invito chiunque, io penso adesso, qui magari non fa testo, però sarebbe bello fare un'indagine giornalistica. Chiedete oggi ad un cittadino normale, non politicizzato, non un militante del PD o un militante di Fratelli d'Italia, una persona normale, diciamo, che vive la politica, magari, con. Un po' di distacco, comunque con una partecipazione non fidelizzata, chiedetegli in questi due anni e mezzo la sanità nella nostra città e nella nostra provincia è migliorata o peggiorata. Io penso che il 90% vi risponderebbe che è peggiorata. La propaganda che hanno fatto, dove è finita? Le liste d'attesa sono più lunghe o sono più corte? Non c'è neanche più il coup. La Guardia Medica, non c'è neanche più la Guardia Medica. Tutto il discorso che avevano fatto, dove è andato a finire? I cittadini di Pesaro, potevano non essere soddisfatti anche prima, ma oggi pensate che siano più soddisfatti o meno soddisfatti? Io penso meno soddisfatti. Quindi innanzitutto bisogna fotografare questa, questa cosa qua. Negli ultimi due anni e mezzo la sanità del nostro territorio, io credo di tutte le marche, ma conosco bene quella del nostro territorio, è oggettivamente peggiorata. Sono allungate le liste d'attesa, è aumentata la mobilità passiva, sono aumentati i disagi delle persone che vanno al pronto soccorso, eccetera, 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 nonostante il lavoro straordinario che stanno facendo eh, gli operatori sanitari. Quindi innanzitutto va fatto un bilancio, io oggi faccio un bilancio una volta all'anno, qualcuno è in grado di fare un bilancio su sta regione dopo due anni e mezzo? O no? O è sempre colpa di qualcun altro? Perché sai i primi due mesi, i primi tre mesi, i primi sei mesi, ma due anni e mezzo è passato. È come se io venissi qui dopo due anni e mezzo che governo e do la colpa ancora a quelli che c'erano prima. Non sarei credibile. Secondo, l'obiettivo che loro avevano era quello di toglierci l'azienda ospedaliera e non farci il nuovo ospedale. Tant'è che il, 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 il progetto che aveva lasciato la giunta a Ceriscioli eh, in regione l'hanno subito cassato, il project era pronto per partire, l'hanno cancellato e non volevano fare l'ospedale nuovo a Pesaro. Tant'è che angistan, quanti giri hanno fatto, case bruciate, no? quanto mi hanno fatto dannare per, 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 vedere, per mettere alla prova se lo volevano fare o no. A un certo punto sono andato da Colonia e gli dico, oh! Ma sto ospedale lo vuoi fare oppure no? E alla fine abbiamo portato a casa, non mi ricordo quanti sono i milioni, pare 200 milioni, 150-200 milioni, per fare un ospedale nuovo che non era quello che noi volevamo, ma che comunque è un ospedale nuovo a muraglia che ci consente di avere un unico ospedale moderno nei prossimi anni a muraglia. Secondo me. Voglio dire, aver, non aver fatto l'ospedale unico alla fine è, è un problema per tutti, ma è stato un problema soprattutto per Fano. Perché è evidente che, come dire, almeno noi un ospedale nuovo l'abbiamo portato a casa. Dopodiché, chi mi dice, ah, non dovevi fare l'accordo sull'ospedale? Così cornuti e mazziati. Ci toglievano l'azienda sanitaria e non hanno neanche l'ospedale nuovo. Io faccio l'amministratore della città. Prima di tutto devo pensare all'interesse dei pesaresi. È interesse dei pesaresi avere nei prossimi anni comunque una struttura nuova? Io penso di sì. Dopodiché l'ospedale hanno messo questo chip e hanno tolto l'azienda ospedaliera. La gente non si rivolta perché non, non riesce a comprendere, c'è stata anche una bella iniziativa qualche giorno fa, vi la fastigi, non riesce a comprendere che cosa vuol dire l'azienda ospedaliera. Ma togliere l'azienda ospedaliera significa tagliare le ali alla sanità del nostro territorio, buttare tutto in un'unica un azienda provinciale, significa togliere attrattività. In questi anni abbiamo perso spesso i medici migliori, non arrivano i medici migliori. Se tu non hai un progetto di prospettiva, è evidente che fai fatica ad attrarre i medici migliori. È un grande errore aver tagliato l'azienda ospedaliera. Volevano fare le ASUR provinciali. Facessero le ASUR provinciali e non più regionali. Ma perché devi tagliare l'azienda ospedaliera a Pesarofano? se non per fare un dispetto al nord delle marche, se non per indebolire ulteriormente la strategia di contrasto alla mobilità passiva, un grande errore. Quindi io credo che tutti, adesso non devo difendere il mio partito, ma il povero Bellucci si, 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 si sbudella dalla mattina alla sera per fare iniziative, sit-in, eccetera, eccetera. Quindi di certo non possiamo dire al PD che non si muove, il punto vero è che la città non si muove, i medici non si muovono. C'è stato un clima di terrore, non potevi fare una riunione, che i medici non venivano perché se venivano avevano paura di essere richiamati dalla direzione. Adesso è cambiata la direzione, c'è una nuova direttrice. Speriamo che ci possa essere anche un clima democratico all'interno del sistema sanitario che faccia esprimere a tutti la loro opinione senza la paura di essere cacciati o di essere penalizzati nel lavoro che fanno, perché ho la sensazione che ci sia questo clima pesante. Quindi noi dovremo fare la nostra parte, io prenderò anche iniziative istituzionali da questo punto di vista però prendere iniziative istituzionali, diciamo critiche e, e in questo senso non è in alternativa a aver fatto l'accordo sul nuovo ospedale perché io devo pensare alle nuove, come dire, agli anni a venire e almeno un nuovo ospedale, almeno a Pesaro ce l'avremo anche se non era il progetto iniziale che avevamo immaginato. Luigi Benelli, Centropagine. Salve Sindaco, eh, abbiamo già parlato della capitale della cultura, però volevo chiederle a livello di gestione dei fondi c'è la Fondazione Pescheria col suo CDA nominato da lei. Quindi volevo capire se c'è un problema di trasparenza e di partecipazione nella gestione di questi fondi, che è una cosa che poi le rimproverano anche un po' dall'opposizione. E l'altra cosa, visto che ha già citato il tema del, della discarica, non ha detto dove la vuole però. Allora, guarda, noi avremo mille difetti, ma di certo non difettiamo di trasparenza. Quindi l'idea che qualcuno possa pensare che non siamo trasparenti è tutta strumentale. La Fondazione Pesquilla è una fondazione pubblica, ha i conti pubblici, quindi non so di che cosa stanno parlando, sinceramente. Insomma, torno a quello che ho detto all'inizio, mi pare che spesso e volentieri sia una posizione che tocca, non tocca palla e quindi cerca gli argomenti più strani per provare a dire che esiste. Da questo punto di vista è completamente fuori, fuori gioco. Ma io non, io non sono un tecnico, quindi non sono in grado di dire eh, quella, il luogo dove, buttare i rifiuti dove mettere i rifiuti speciali. Io non conosco Riceci, non sono stato coinvolto per nulla in quel progetto, pur avendo fatto il presidente della provincia, ancora devo capire precisamente, precisamente dov'è. è. Eh, faccio un ragionamento pragmatico, lì non si riesce a fare, per i motivi che ho spiegato prima contrarietà delle istituzioni, contrarietà generale, quindi lì non si riesce a fare. Eh, adesso aspetta il Consiglio dell'Amministrazione proporre un piano B. Io in generale penso che, faccio un ragionamento generale, ne parlavo con Biancani qualche giorno fa, io penso che sia molto più difficile andare a individuare un luogo nuovo piuttosto che ragionare sulle discariche esistenti. Questo è quello che io penso. Quindi dobbiamo aprire un ragionamento sereno nel piano B, eh, dei rifiuti provinciali di questo tipo. Ovviamente la proposta ce la devono fare chi tecnicamente ci capisce. Io non, non ho quella competenza. Io vedo amministrativamente, politicamente, che sono finiti in un vicolo cieco su quel progetto. Ma eh, sull'alternativa, ovviamente, aspettiamo anche proposte tecnicamente sostenibili perché non voglio inventarmi io delle cose che poi magari non sono sostenibili o dal punto di vista ambientale o dal punto di vista economico. Di certo quello che dico. Io non faccio l'amministratore, lo dicevo oggi alla, alla Vitri, eh, non faccio l'amministratore che dice no, solo no. Perché il problema di dove, di dove mettere i rifiuti speciali nei prossimi anni ce li abbiamo e la risposta non è mettiamole nei camion, inquinando, portandoli in altre regioni, in un altro paese. Quella è in responsabilità di governo. E quindi bisogna trovare un piano B. Perché è troppo facile dire no a tutto. Bisogna affrontare il problema e provare a capire quale può essere la soluzione alternativa, perché dir di no a tutto come dire, è molto facile, trovare soluzioni alternative è molto più complicato. Marco Lonigro. Buonasera, Sindaco, buonasera a tutti. Abbiamo eh, Pesaro che cambia che illustra eh, alla grande quello che, quello che sarà Pesaro del futuro. Volevo chiedere: eh, recentemente, nell'ultimo mese, c'è stata una polemica accesa su Villa San Martino per la cittadella del basket. Magari le chiedo di ribadire quello che è il, il concetto e cosa bisognerà aspettarsi dai, dai prossimi movimenti. E l'altra domanda invece è, eh, Pesaro ha la cultura ma c'è anche lo sport. A tal proposito eh, il Comune e la Vispesaro hanno un rapporto importante, un rapporto forte. Le chiedo quale sarà l'investimento sullo stadio Benelli, perché ci sarà un investimento importante. E secondo lei quanto è importante investire anche nelle varie strutture sportive della città e faccio riferimento anche insomma, alle piccole palestre comunali. Grazie. Io spero che qualcuno mi faccia anche qualche domanda sul sociale e i servizi educativi. Ve la butto lì perché sono i due settori sui quali abbiamo investito più risorse in assoluto. Quest'anno faremo una marea di asili estivi. A proposito di dibattito e di cose nuove da dire, non se ne parla mai. Eh, sul sociale abbiamo avuto eh, come dire, anni nei quali si temeva anche di dover rivedere drasticamente il sistema di welfare locale, non c'è una polemica in giro, il che non vuol dire che non ci siano bisogni, i bisogni sono crescenti purtroppo e con l'assessore Pandolfi e con l'assessore Nobili stiamo ragionando la prossima settimana come dare una risposta ad esempio al tema degli affitti che è diventata un'emergenza pazzesca, non si trovano le case, e, e ci sono tante persone in difficoltà a pagare l'affitto perché con l'inflazione non arrivano alla fine del mese e quindi proveremo quest'anno a dare una risposta sul, sugli affitti ad esempio cosa che il governo ha cancellato, l'anno scorso c'era un fondo per coloro che non riuscivano a pagare l'affitto, che ci ha consentito di dare una risposta a 400 famiglie, cancellato. O adesso prendiamo noi una soluzione alternativa, o altrimenti ce ne ritroviamo una metà di quelle ai servizi sociali, per darvi l'idea di come è complicato. Però spero che ne parleremo di questo. Eh, adesso mi sono dimenticato la domanda. Ah, eh, Villa San Martino. Eh, mi sono arrabbiato molto sulla questione di Villa San Martino, eh, a proposito di non sottovalutare nulla, perché io non sopporto... Eh, la superficialità è stata organizzata una riunione di un quartiere senza nessuno della giunta che è diventata l'occasione per ovviamente chi voleva creare terrore per creare terrore e noi abbiamo dovuto inseguire un dibattito su una cosa incredibile a proposito di cose nuove che, che abbiamo ottenuto eh, e questa piace anche a Franco perché riguarda il basket eh, abbiamo ottenuto eh, nel PNRR 4 milioni per fare il centro federale della pallacanestro italiana, cioè non una palestrina, per fare il centro dove tutte le nazionali di basket italiane, dalla prima squadra alle giovanili, verranno ad allenarsi. La federazione di pallacanestro poteva scegliere un progetto, 400 proposte di comuni italiani hanno scelto Pesaro e noi deve diventare un problema una roba del genere. Dovrebbe diventare una cosa che ci portiamo, eh, come dire, una medaglia al petto. E invece stava diventando un problema. Abbiamo spiegato, abbiamo incontrato i cittadini, abbiamo ascoltato i loro timori rispetto al rumore. I progettisti hanno spiegato che ci sarà miglioramento sia dal punto di vista dell'efficientamento energetico che dal punto di vista del rumore. E abbiamo aperto la discussione ai cittadini sul tema parcheggi, eh, perché la nuova struttura toglierà 16 parcheggi ma noi ne abbiamo già in realizzazione nelle prossime settimane 52 su via Paganini. Molti pensano che quei parcheggi non bastino e quindi abbiamo dato tre opzioni al quartiere sulle quali scegliere. Il quartiere si riunirà nelle prossime settimane, sceglierà una delle quattro opzioni, in verità sono quattro le opzioni, e noi porteremo avanti quello che ha deciso il quartiere. Un'assemblea è durata 50 minuti netti, il che voleva dire che il problema era piccolo. Eh, però dà anche l'idea di come se tu sottovaluti le cose, dai per scontato che le persone capiscano i progetti che porti, non rispondi ai dubbi e alle paure che la gente ha, un piccolo problema rischia di diventare una valanga e insomma, ho spiegato a tutti i miei in giunta e consiglieri eccetera che quello che è successo a Villa San Martino non deve succedere più, perché quando ci sono problemi grossi è difficile, ma quando un'opportunità diventa un problema, eh no Vuol dire che non l'hai spiegata bene, non hai gestito bene la messa a terra di quell'investimento. Sulla VIS io penso che dobbiamo ringraziare Bosco per l'investimento che ha fatto in questi anni. È difficilissimo trovare imprenditori che investono nel calcio, nello sport in generale e in particolar modo imprenditori che vengono da fuori. Imprenditori che dalla città non devono avere niente. Quindi non è un imprenditore che viene qua perché, chissà, aveva bisogno di un appalto piuttosto che altro, è venuto qua, ha fatto investimenti suoi realizzerà una struttura sportiva di eccellenza, eh, la sta già realizzando, a eh, Villa Fastigi, l'abbiamo chiamata Pesarello per dare l'idea di, di quanto sia fondamentale per la crescita dei giovani e al tempo stesso noi abbiamo finanziato il rifacimento del campo, perché purtroppo è arrivato alla fine, abbiamo visto quest'anno ogni volta che pioveva diventava una piscina e, e abbiamo proprio questa mattina portati in giunta la delibera di Permuta con l'Aspes e quindi l'Aspes butterà giù la vecchia Tribuna Prato, realizzerà il nuovo circolo della Vis con i bagni e realizzerà studi medici e, e sposterà la farmacia eh, sempre lì a Pantano, non mi ricordo Via Dandolo, mi pare sia, da Via Dandolo su Via Campo Sportivo Che cosa rimane del progetto stadio? La copertura della Tribuna Prato. Io avevo stanziato i soldi per la copertura della Tribuna Prato. È venuta fuori l'emergenza campo, alla società abbiamo detto sceglio l'uno o l'altro, hanno scelto il campo e vedremo se il prossimo anno troveremo le risorse anche per il, il, la, la copertura della Tribuna Prato. Così a quel punto avremo uno stadio sostanzialmente completato, se non altro per fare la Serie C. Eh, sindaco, le prime parole del nuovo sindaco di Ancona Silvetti eh, sono state legate alla città, cioè lui dice ho trovato la città povera o più povera. Dopo nove anni lei che città vede intorno a sé? Ma io la città più povera l'ho vista nel primo mandato, o meglio, nella fine del mandato della provincia e nell'inizio del primo mandato, perché la crisi post-immobiliare del 2008-2009 qua ci ha massacrato. Noi siamo stati una delle realtà che ha... Subito maggiormente gli effetti di quella crisi, tutte le marche, ma noi qua io guardo ovviamente il punto di vista del nostro territorio qua in maniera particolare, perché il nostro tessuto di piccole e piccolissime imprese è, come dire ha avuto una selezione naturale pazzesca. Se prendete il mobile, i grandi marchi del mobile, Feba l'ha venduto. Berloni è finita come è finita. È rimasto Scavolini. Immaginatevi nei piccoli, c'è stata una moria di imprese pazzesche. Per fortuna abbiamo, anche, abbiamo avuto tante imprese solide che nella crisi si sono organizzate, sia nel settore del mobile che nel settore della meccanica. Prima ho visto Gambini, ad esempio, che è un'azienda che in questi anni di difficoltà invece si è strutturata ed è cresciuta. Oggi stiamo molto meglio di qualche anno fa, perché sono stato al Salone del Mobile, eh, le nostre imprese c'è la Fulgini qua che mi ha accompagnato da qualche stand, eh, le nostre imprese hanno guardato con maggior ottimismo, nonostante la guerra, nonostante alcune difficoltà con alcuni mercati, a quello che sta succedendo. Sta succedendo. E Quindi il manifatturiero sta andando abbastanza bene. Eh, noi viviamo di manifatturiero, senza la manifattura siamo morti. E quindi è evidente che il primo dato economico che dobbiamo guardare è quello. Poi vedo anche una tendenza alla crescita del settore turismo-servizi. Prima vi facevo riferimento al tema della casa, che cosa sta succedendo? Noi abbiamo, non abbiamo molti alberghi, ne abbiamo pochi. Per fortuna alcuni si sono, si sono ristrutturati, altri stanno provando a farlo, hanno retto al Covid perché è stato molto complicato. Però che, noi non è che abbiamo un'offerta alberghiera così ampia, tant'è che quando facciamo degli eventi troppo grossi... Rischiamo di mandare a dormire la gente da Rimini fino a Senigallia. Che cosa è avvenuto negli ultimi due anni, in particolar modo? Che molti proprietari di casa, al di là delle nascite dei bed and breakfast, preferiscono affittare la casa ai turisti perché c'è domanda per alcuni mesi piuttosto che darla alle persone che ne hanno bisogno. E oggi trovare una casa in affitto a Pesaro è diventato quasi impossibile. E quindi un aspetto positivo. Cioè l'espansione del settore turistico negli appartamenti ci sta creando diversi problemi sociali, per dire di come anche a volte degli aspetti positivi poi ti possono creare dei contraccolpi eh, dal, punto di vista, eh, dal punto di vista sociale. Però sono molto più ottimista dal punto di vista economico perché la strategia, a proposito di strategia, qual era? Era quella di una città che rimaneva manifatturiera ma che faceva crescere l'8% che produceva dal turismo di PIL al 15, se eravamo bravissimi al 20, dai dati che ho io non sono dati ufficiali, ma al 15 ci siamo già. Se saremo bravi con la capitale della cultura quel 15 può diventare 20%, ma il 50-60% della nostra ricchezza rimane la manifattura. Non è che possiamo pensare che il turismo e i servizi sostituiscono la manifattura. La nostra è stata un'operazione in questi nove anni di ristrutturazione economica della città. E i dati che abbiamo ci dicono che stiamo andando nella direzione giusta. Ovviamente se crollava la manifattura il gioco non funzionava, ma siccome la manifattura, nonostante la moria di imprese, nonostante il fallimento della banca locale, ha retto, la crescita parziale del settore turismo come dire, mi fa essere fiducioso sul futuro. Dopodiché, ragazzi, eh, ragazzi e ragazze, eh, c'è una grande povertà anche nella nostra città. Per questo dicono non se ne parla mai. I servizi sociali fanno un lavoro straordinario. Il fatto che non abbiamo la gente sotto il comune a protestare dimostra, non che il sindaco è bravo, ma dimostra che c'è una cultura di servizi sociali nella nostra città che cerca di inseguire i bisogni, di dare delle risposte nuove. Altrimenti avremmo avuto un'attenzione sociale esplosiva se stiamo ai dati della povertà. Quando l'anno scorso, due anni fa, abbiamo dato i buoni spesa durante il Covid, sono venuti a chiedere buoni spesa a persone che io mai avrei pensato che avessero bisogno del, del, del buono spesa. E non erano furbi, erano persone che non volevano far vedere che erano in difficoltà, ma che erano in oggettiva difficoltà. E in questi anni, invece di tagliare sul sociale, noi ogni anno abbiamo messo di più, anno dopo anno, senza aumentare le tasse locali. Io penso che questo sia uno dei più grandi risultati che abbiamo portato avanti in questi nove anni, dei quali non se ne parla perché per fortuna non ci sono emergenze esplosive, ma la povertà c'è anche nella nostra città, c'è la precarietà, c'è la difficoltà di costruirsi un futuro, c'è la difficoltà dei giovani come nel resto del paese e quindi io la sento, la incontro. La respiro, perché un sindaco deve sentir respirare la propria città. Per questo non abbiamo mai tolto un euro al sociale e agli educativi, abbiamo sempre aggiunto. Per fare questo, adesso non voglio raccontarvi tutto quello che abbiamo fatto, ma abbiamo fatto delle scelte. Abbiamo alleggerito la macchina comunale, cosa non semplice, perché poi ci manca il personale per fare delle cose. Eh, abbiamo fatto delle scelte. Eh, così come sulla cultura. Quando abbiamo puntato sulla cultura, chi a proposito della mentalità? di Doi Voraggi, chi pensava che saremmo diventati capitale italiana della cultura? Chi lo pensava? Nessuno, quando ci siamo candidati. Nessuno lo pensava che saremmo arrivati in fondo, perché pensiamo sempre che le altre città siano meglio di noi e invece no, abbiamo vinto noi, ma non perché c'è stato chissà quale favoritismo, perché abbiamo presentato il progetto e l'audizione migliore. Abbiamo vinto all'unanimità. Quest'anno ha vinto Agrigento. Hanno votato dentro il Consiglio, è finita 5 a 3, perché non erano tutti d'accordo. Quando hanno votato per noi è finita 8 a 0, 8 per Pesaro. Nessuno dei componenti della Commissione ha avuto un dubbio che dovesse vincere Pesaro. E quindi ce lo siamo meritati. Se non buttavamo la palla là, eh, capite che eh, non ci arrivavamo. Per questo, e chiudo. Io accetto tutte le critiche possibili immaginare, poi adesso sono diventato anche nove anni, a proposito di cose che mi hanno cambiato sono più calmo, eh, all'inizio mi arrabbiavo di più, eh, anche se il carattere non lo cambi, però quando sento dire che non promuoviamo abbastanza la città, che non facciamo abbastanza comunicazione, vedo una strumentalità che proprio non sopporto, magari facessero anche gli altri. La metà della promozione che proviamo con i nostri difetti a fare noi ogni giorno. Vimine è stato in Cina l'altro giorno con il ROF, con Christian. Hanno fatto una mostra in una delle stazioni più grandi di Shanghai, della metropolitana. Bellissima, non so se avete visto il video. Enorme, bellissima. Su ROF è la capitale della cultura. Sono andati sulle tv di Shanghai. Sapete quante persone ci passano ogni giorno? 100.000 al giorno. Quanto mai Pesaro ha fatto una promozione del genere in un paese come la Cina? Mai. Ve lo dico io, mai. E così faremo in altre città dove possiamo andare. Chiediamo alla regione di andare con loro. E anche questa cosa del sindaco in televisione. Io ogni volta che vado in televisione vado con questo dietro. Quante centinaia di migliaia di telespettatori vedono solo dai miei collegamenti strampalati che pesero Capitale Italiana della Cultura. Quindi, ci si può dire tutto, ma non che non proviamo a promuovere al meglio la nostra città. Certo, proviamo a parlarne bene. Sapendo che Pesaro ha anche tanti difetti e tanti problemi, ma se vogliamo promuovere la città, non potete pensare che gli amministratori comunali vadano in giro a parlare male di Pesaro, perché sarebbe un carachiri, non un investimento sulla capitale italiana della cultura. De, del resto, sei un patriota anche tu. Cioè, sei un patriota, significa essere patriota? Io sono. Dipende come lo interpreti. Io adesso non, non, non penso di esprimere un'opinione penso di esprimere un fatto storico il nostro paese l'Italia si basa su due grandi su, tanti, su tante cose ovviamente ma è costruita su due grandi pilastri storici il primo è il risorgimento e l'unità d'Italia il tricolore e non a caso io sono contrarissimo all'autonomia differenziata che stanno portando avanti perché rischia di rendere il Paese ancora più disuguale, allargare le disuguaglianze e fare dell'Italia un Paese con 20 staterelli. E le regioni non sono nate per diventare Stati, sono diventate per fare le leggi, la pianificazione e gestire la sanità. E rischiamo di stravolgere completamente il sistema istituzionale del Paese. L'altro grande pilastro è la lotta, i valori della resistenza, grazie ai quali... Abbiamo avuto la lotta di liberazione, la libertà, la repubblica, la costituzione più bella del mondo. Chi non si riconosce in questi due pilastri? Ma di che patriota, patriota di che cosa? O ti riconosci in questi due pilastri, allora sei un patriota. Se non ti riconosci in questi due pilastri sei patriota. A modo tuo. Eh, a modo tuo, ma non sei patriota, e quindi in ogni occasione, anche il 2 di giugno, ho ribadito questi aspetti perché un amministratore che non ribadisce costantemente, in ogni circostanza istituzionale, su che cosa è basato e costruito il nostro paese, non fa bene l'amministratore perché noi abbiamo l'onore di portare la fascia tricolore e se porti la fascia tricolore, devi credere nell'unità d'Italia, nei valori della liberazione e della Costituzione, semplice. Siamo in chiusura, eccoci qua. Mattia Ferri, faccio veloce io, visto Michele mi autopresento. Eh, un, una cosa, eh, Matteo hai detto all'inizio, parlavi dell'inizio, della velocità, che magari qualcuno non ti stava dietro, che qualche errore l'hai fatto, allora... Siccome in una recente conferenza stampa mi è stato ribadito più volte dall'opposizione, sei stato definito l'uomo solo al comando, se ti senti, magari ti sei sentito in questa definizione. Comunque, come rispondi? E l'altra domanda, così proprio per chiudere, tra virgolette, in bellezza, è al netto di un terzo mandato, se comunque, almeno che profilo hai in mente o ti piacerebbe vedere come candidato a prossimo sindaco di Pesaro. Grazie. Allora... Eh... Dunque la prima qual era? L'uomo solo al comando. Okay. allora eh, di certo ho il mio carattere e le mie caratteristiche, ognuno di noi ha le sue caratteristiche, però come ho provato a spiegare prima eh, se fossi stato un uomo solo al comando avrei avuto un sacco di problemi in maggioranza con i quartieri. Chi c'è la capogruppo? Sicuramente sono uno che decide quando è ora di decidere che sarrabbia quando è da arrabbiarsi, però se, se avessi portato avanti la mia azione così come viene descritta avrei avuto una marea di problemi, non avrei allargato l'alleanza. Immaginate 5 Stelle, la Franceschia mi odiava tre anni, quattro, fino a tre anni fa, ero il diavolo per lei. Immaginatevi se fossi davvero, scherzo ma non vado molto lontano, vero, vero Lugli? Come, come tutti quelli del PD da parte dei 5 Stelle, eh? non, non c'era niente di personale, ci conosciamo da quando siamo ragazzini. Eh? Non, ti fidavi, non ti fidavi? Se fossi stato un uomo solo al comando, come facevo a fare l'accordo con i 5 Stelle? Noi abbiamo fatto l'accordo perché abbiamo visto che le cose che abbiamo definito insieme si sono fatte. Abbiamo puntato sull'università, abbiamo riaperto l'università, abbiamo puntato sull'innovazione. A proposito di novità, abbiamo vinto il bando per la casa delle tecnologie, 11 milioni di euro. Quante città l'hanno vinto in Italia? 6, 7? No? Quindi abbiamo fatti i fatti ed erano tutti i temi sui quali puntavano i 5 Stelle, poi discutiamo. Eh, vuol dire Sulla politica generale, io mica la penso sempre come loro. Però penso che quel, aver fatto quella scelta di provare a coinvolgere un pezzo di minoranza nel, nel governo della città sia stata una scelta lungimirante e produttiva per la città. Per la città. Quindi. Un uomo solo al comando, che, che, che non ha problemi in maggioranza, che riesce ad allargare la maggioranza ad una forza politica che si era candidata contro le elezioni, mi sembra un po' controsenso. Sicuramente ho la mia, le mie caratteristiche, che non sono le caratteristiche di uno che galleggia sulle cose. Ecco, no, di certo non sono uno che galleggia sulle cose. Sul futuro, eh, ma io penso questo. Tanto c'è un anno, perché le europee sono state definite il 9 giugno, e quindi presumibilmente le amministrative saranno il 9 giugno. Quindi adesso c'è un anno nel quale dobbiamo lavorare. Cioè, io vorrei evitare che noi facciamo un, un anno di discussione sul candidato a sindaco e ci dimentichiamo che nel frattempo dobbiamo fare i lavori pubblici, finire il palazzetto, finire l'interquartiere di Muraglia, eh, preparare la capitale della cultura e tutte le cose che abbiamo, che, che, che abbiamo discusso stasera. E quindi il tempo c'è. La mia opinione personale la sanno tutti, io penso che. Nel centro-sinistra ci siano due figure che più di altri hanno le caratteristiche. Uno è Biancani e uno è Vimini. Eh, lo sanno tutti. Noi siamo una squadra. Eh, siamo una squadra. Il segretario comunale, dove è andato? Bellucci, sta parlando con tutti. Eh, tutto il 2023 sarà un anno nel quale ascolterà tutte le opinioni di tutti. E quando sarà ora arriveremo a una decisione. Ma noi siamo una squadra chi pensa che qualcuno litighi non ha capito niente noi siamo una squadra se passerà come eh, candidato più forte più competitivo e più aggregativo Biancani, il primo a sostenere Biancani sarà Vimini se invece eh, decideremo che il candidato da sostenere è Vimini il primo a proporlo sarà Biancani noi siamo una squadra poi faremo le primarie la coalizione vuol fare le primarie facciamo le primarie i 5 Stelle vogliono mettere un loro candidato? Bene. I Verdi vogliono mettere un loro candidato? Bene. Altre forze civiche vogliono mettere un loro candidato, altre forze politiche, lo vedremo. Ma questo è lo scenario. Dopodiché, ovviamente, Biancani e Vimini devono correre, devono dimostrare, perché questa è la mia opinione, non è l'opinione, non decido io. Ci saranno gli organismi, ci saranno le primarie e quindi questa è la mia opinione. Entrambi sanno che devono dimostrare. Eh, di essere all'altezza se vogliono giocarsi questa sfida. Non che gli altri non siano all'altezza, perché abbiamo una giunta molto competente, tutti bravi, eccetera. Eh, la mia opinione personale è questa qua, quando sarà ora la proposta non la farà Ricci, ma la farà Bellucci nell'assemblea comunale e soprattutto la faranno gli alleati se decideremo di fare le primarie tutti insieme. Però siccome eh, come dire, eh, è una. È un segreto di Pulcinella, tutti sanno quello che penso, quindi lo dico tranquillamente pubblicamente. Ci sono altre domande? Ci sono altre domande da parte vostra? No. A proposito di squadra, ci sarà stato un momento, una volta in questi nove anni in cui ti sei sentito solo. Solo. Durante il Covid. Eh, durante il covid sì a parte che eravamo proprio soli veramente perché in comune erano rimasti gli arceci dove è arceci, è? arceci è apriva prima chiudeva il comune non c'era nessuno c'eravamo era, solo io e lui <ride> c'è stato un momento in cui c'eravamo solo io e lui e eh, lì quelli sono stati giorni drammatici sono stati giorni drammatici poi all'inizio io avevo sottovalutato quello che stava arrivando l'onda che stava arrivando poi peso è stata la città una delle città più travolte morti, gente che ti chiamava che va vale per il padre che moriva, la madre che moriva, i funerali che non si potevano fare. È stato un momento, il momento più difficile in assoluto per me. Mai avrei pensato ad una cosa del genere. Eh, ho pensato nei primi giorni che potessimo ripartire più velocemente, invece sono stati chiusi mesi e mesi. Eh, diciamo tra la fine di febbraio e i primi di marzo mi sono sentito solo e come dire, avvilito, demoralizzato, grande dolore, sono morte tante persone che, che conoscevo benissimo, avremo domani, mi pare, domani l'altro, un premio a Gianfranco Di Dario, per citarne una, alla quale eravamo tutti noi legati, ma insomma non voglio fare elenco di coloro che sono andati io, perché purtroppo sono dav dav davvero tantissimi. Quindi lì mi sono sentito molto solo, perché avevo affrontato la neve, avevo affrontato l'alluvione, avevo affrontato le frane, eh, avevo affrontato mille altre cose, ma una pandemia mai mi sarei immaginato e all'inizio l'avevo sottovalutata molto, non, 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 non potevo immaginarmi una cosa di questo tipo. E quindi sono stati giorni difficilissimi dove ho vissuto, credo un po' come tutti i sindaci, una grande solitudine, perché ovviamente la paura poi ti aveva lasciato anche solo e tu no, e io dicevo ai miei eh, l'ultimo posto che può chiudere il comune il comune deve rimanere sempre aperto, aperto. e averne di, di lavoratori come Franco Arceci in quei giorni è stato davvero straordinario poi fra l'altro lui era stato male era l'unico che doveva stare a casa perché se prendeva il Covid eh, come dire rischiava più di altri invece è stato lì con me in prima linea fino alla fine devo dire che ha lasciato ad amadori il testimone la L'ha instradato bene perché anche Amadori è cresciuto molto in questi anni e sta facendo davvero un ottimo lavoro. Quindi io sono molto contento della squadra che ho, degli assessori, del, dei consiglieri, dei miei collaboratori, dei quartieri, nonostante la fragilità che ovviamente eh, la difficoltà delle forze politiche crea ovunque, non c'è più un'organizzazione territoriale come una volta, però tutte persone brave, oneste. Eh, che amano la città, che si prestano volontariamente, che fanno più di quello che potrebbero fare, ci mettono l'anima, poi si sbaglia. Sì, si sbaglia. Abbiamo fatto sicuramente anche tanti errori, però penso che siano stati molto di più fare. le cose positive che abbiamo fatto che, che gli errori. Ce n'è penso... uno in particolare di errore che, che pensi di aver fatto bene? Beh, quello, quello che l'ho detto prima, l'aver sottovalutato all'inizio della pandemia, l'arrivo della pandemia. Poi è un errore fatto con gli strumenti che avevo, con le informazioni che avevo, eh, però quello, sì, quello i primi giorni sicuramente è stato un errore. Bene. Che titolo? Vuoi fare una domanda? No, vuole andare a casa. Ah, vuole andare a casa. Sì. Volete andare a casa? Sì, no, sono le 10.50, dai, l'ultima domanda, via. L'ultima domanda è da parte vostra? Sì, chi è? C'è qualcuno che non l'ha fatta? Bertini. Bertini è andato a dormire, mica eh? è più qui l'altro giorno l'ho portato via dopo, dopo 20 minuti della manifestazione l'ho accompagnata a casa io perché non ne poteva più immagina se sta qui fino a stasera e dai un titolo ai colleghi il titolo di domani al ah, giornalista? è eh certo pensavo un titolo offensivo facile, Quello facile, era troppo, facile. Era, era un piatto d'argento era troppo facile <ride> ehm... 2024 l'anno della cultura e l'anno della riscossa del centro-sinistra. Troppo lungo. Scegliene uno dei due, dai. Grazie. Grazie, grazie a tutti sindaco. per la pazienza, grazie, grazie davvero. Grazie, arrivederci. E andate sul sito pesarochecambia.it così vedete tutte le cose che succedono.